Può spiegare come è finita la sua vicenda? Sono in attesa che i propri viri si esprimano. Loro hanno 90 giorni di tempo per esprimersi, nel frattempo sono sospeso dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle e quindi sono iscritto al ministro. Alcuni suoi colleghi che si sono macchiati di questa dello stesso peccato, tra virgolette. Peccato, cioè sono due, io proverei a cambiarle le due parole. Abbiamo fatto un grande errore, però non è un peccato, cioè, perché peccato sembra qualcosa di irredimibile, non crede? Sono stati perdonati? Lei ancora no? Pensa che ci sia una disparità di giudizio? Ma io francamente non mi sono posto questo problema, perché ciascun caso va considerato singolarmente. Non mi metto a fare il loro sì, quindi anch'io. È una cosa che non sta a me decidere, quindi mi rimetto a quello che succede. Se fosse per lei? Nessuno può giudicare se stesso, quindi... Io ho messo in atto tutte le condotte riparatorie che potevo mettere in atto, di conseguenza quello che potevo fare l'ho fatto. Adesso sta a chi deve decidere, giustamente, come è giusto che sia. Tu hai parlato con Di Maio? No, io non ho mai parlato con Di Maio. Di questo? No, non abbiamo mai parlato di questo. Cosa pensa invece di quello che sta succedendo della possibile alleanza fra Movimento 5 Stelle e Lega? E anche questa non è una cosa che sta nelle mie valutazioni, di conseguenza valuterà la persona che è stata delegata a farlo. Il mio pensiero è che è quello del 2013, 2012, 2011, cioè che non si dovessero fare alleanze. Neanche con Berlusconi? No, beh, certamente no. Se il Movimento 5 Stelle si alleasse con Berlusconi, sarebbe la fine? Guardi, io non glielo so dire, però cioè, qualunque tipo di alleanza è subordinata a quale tipo di punti di programma si portano avanti. Quindi voglio dire, se si fa il passo di fare l'alleanza, è che lo si facesse, dopodiché però vediamo quali punti di programma vengono portati avanti. Cioè alla fine il discorso di 6 anni fa, 7 anni fa, di quando io sono entrato nel movimento, era i temi. Quindi vediamo i temi sul tavolo. Se i temi continuano a essere prioritari, va bene così.